di Alba. Sono sindaco da pochissime settimane ed oggi ho l'onore di intervenire alla presentazione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, normalmente da consigliere di opposizione, ma quasi sempre in ultima fila. Non sorridere, Ciro, perché è così. No, dicevo, certamente la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba è l'evento più importante della nostra città, ma è anche importante perché determina, genera dei flussi turistici estremamente importanti per la nostra città, ma non solo per la nostra città, ma per tutto il nostro territorio. Pavese diceva che la nostra terra è mitica, e aveva ragione, è lungimirante. Se pensiamo che nel 2014 le nostre colline, splendide colline, sono diventate patrimonio UNESCO, nel 2017 Alba, la nostra città, è diventata una città creativa UNESCO. Quanto riguarda la gastronomia, ci sono solo 26 città, due italiane, una di questa è Alba, l'altra è Parma, e è iniziato un progetto di sinergia con le altre città, soprattutto con Parma, e questo è assolutamente positivo, poiché si innalza il livello qualitativo dell'offerta da dare ai turisti, i turisti che sono sempre più esigenti, che cercano sempre più ovviamente la qualità. Ma questi riconoscimenti non sono un punto di arrivo, ma devono essere un punto di partenza. Perché dico che deve essere un punto di partenza? Perché dobbiamo cercare di migliorare sempre di più, ne parlo anche sempre con la presidentessa Allena. Migliorare cosa vuol dire? Cercare di migliorare anche laddove il format già funziona. Questo è sicuramente importante. Prendendo ad esempio cosa hanno fatto coloro i quali ci hanno preceduto, partendo dall'ideatore Giacomo Morra, che hanno lavorato con dedizione ed umiltà, tanto umiltà, ed è per questo che oggi abbiamo la fortuna di presentare una fiera che è unica a noi, l'unica fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. E noi con tanta umiltà che cosa possiamo fare? Cercare di continuare questo percorso. E dico, bisogna anche avere il coraggio magari di cambiare qualcosa. Cambiare qualcosa vuol dire che la Fiera del Tartufo, che è un qualcosa di eccezionale per la nostra città, devono beneficiarne anche altre zone della nostra città, non solamente le zone centrali della città. Dobbiamo portare avanti il progetto del Museo del Tartufo, l'iter progettuale è pressoché terminato, adesso dobbiamo cercare però di non fermarci di fronte alla burocrazia, ma dobbiamo andare avanti veloce. E voglio dire qui oggi che terminato l'iter progettuale dobbiamo darci dei tempi, e quindi io mi auguro che con l'inaugurazione della prossima Fiera Internazionale del Tartufo, la 90ª, io mi auguro che si possa inaugurare anche il museo. Non possiamo attendere degli anni un progetto che è partito già alcuni anni fa. Questo secondo me è estremamente importante. Poi per concludere, perché i tempi mi ha detto che dobbiamo stringere, voglio ringraziare per il sostegno comunque economico che danno, che ha sempre dato, che è andato negli anni, la Fondazione Cere Cuneo, la Regione Piemonte, e poi soprattutto voglio ringraziare tutti coloro i quali lavorano dietro le quinte. E anche grazie a loro che la Fiera del Tartufo fa questo. Grazie di cuore.